Inizia la tua giornata con una good news. Collegati su buonenotizie.corriere.it e segui l'Italia del Bene sui nostri social network. Noi guardiamo innanzitutto un uomo, quindi prima del reato guardiamo la persona che accede in istituto e quindi cerchiamo di non fargli dimenticare ciò che faceva fuori. Quindi facciamo una doppia operazione di continuità rispetto a ciò che faceva all'esterno, in libertà. E poi facciamo anche una buona opera per le amministrazioni dello Stato e quindi i detenuti si spendono quotidianamente nelle ordinarie attività di manutenzione dell'istituto, si spendono in cucina, anche qui previa, laddove possibile, frequenza di corsi di formazione professionale, si ingegnano nei laboratori piuttosto che nelle attività scolastiche. È un carcere, da questo punto di vista, autosufficiente. Noi abbiamo ditte esterne che sono quelle necessitate per legge. Abbiamo di fatto solo la conduzione degli impianti termici, le pulizie le gestiamo noi, la cucina la gestiamo noi, come la lavanderia, con prezzi assolutamente simbolici per la popolazione detenuta. Riusciamo a garantire elevati standard di qualità e di efficienza proprio grazie alla bontà delle opere che quotidianamente i detenuti pongono in essere. Dal 2008 l'amministrazione penitenziaria ha risparmiato oltre 300.000 euro in pulizie. Questi 300.000 euro sono stati investiti in favore della popolazione detenuta e i risultati li abbiamo visti oggi. Disegnano un carcere assolutamente confacente ai più moderni standard della pena oggi in Italia. La priorità per quanto mi riguarda è un'occupazione lavorativa piena che deve seguire alla formazione professionale. Sarebbe bellissimo che il territorio si aprisse completamente anche alle opportunità offerte. Mi rivolgo agli imprenditori, ad esempio, della zona, i quali spesso non conoscono nemmeno queste realtà che consentono, e parlo da ex non dipendente, che consentono un significativo risparmio. Noi oggi siamo in grado di produrre, ad esempio, lavori tipografici di ogni genere con un risparmio di circa un quarto del 25% rispetto ai normali prezzi di mercato, garantendo ovviamente tutte le normali condizioni per il lavoratore, tutti i diritti dei lavoratori. Questo lo consente la legge rispetto alla completa defiscalizzazione degli oneri sociali, parlo della legge Smuraglia, o comunque il salario del detenuto che non può essere inferiore ai 2/3 e quindi normalmente si assesta per legge ai 2/3 e quindi tutta una serie di agevolazioni che la legge concede a coloro i quali assumono addirittura anche per il tempo successivo alla detenzione. Investire oggi nel carcere non è un'utopia e non è una banalità, se faccio questa affermazione, conviene anche dal punto di vista economico. Educatori, psicologi che lavorano con noi insieme ai volontari, anch'essi molto qualificati, ci suggeriscono di intervenire sui figli dei detenuti che presentano maggiori criticità, quindi un rischio di disgregazione della famiglia, un rischio che è sempre presente per chi vive la condizione carceraria, e quindi previa segnalazione degli stessi operatori dell'area rieducativa noi cerchiamo di coinvolgere i detenuti maschi, questo è un carcere solo maschile, rispetto alla responsabilità genitoriale, e quindi si tratta di colloqui assistiti che si affiancano a quelli ordinari, hanno carattere straordinario, quindi vanno al di là dei 6 mensili, e quindi ovviamente garantiamo ciò che bisogna garantire, e però a carattere premiale nella misura in cui alla presenza degli operatori, questa ludoteca che peraltro è stata fatta da volontari, è stata letteralmente costruita, disegnata, arredata da volontari con una spesa di 800 euro e quindi assolutamente replicabile in ogni realtà, e abbiamo verificato che le famiglie si riaggregano successivamente a questa esperienza e quindi e quindi abbiamo verificato che è un'esperienza assolutamente positiva che può essere replicata. Al nord abbiamo avuto anche contatti con Bambini Senza Sbarre, che gestisce la Presidente Lia Sacerdote, è stata anche nostra ospite in un convegno dell'anno scorso. Certo, Milano, Le Grand Milan, gestisce gli spazi gialli, esempio bellissimo,
noi l'abbiamo pensata un attimino prima, infatti attiva da 5 o 6 anni, e quindi questo spazio ludoteca in un carcere maschile che consente momenti di aggregazione familiare molto sentita dei detenuti. Abbiamo la fila per fare i colloqui in quella sala. Il carcere nasce 10 anni fa, però la struttura non è nuova, la struttura è stata iniziata a costruire nell'81 e quindi è una struttura che è nata già vecchia, perché presentava infiltrazioni, presentava degli evidenti problemi non sicuramente non strutturali, ma comunque di abitabilità generale. E quindi il nostro impegno oramai da 7 anni è stato quello di adeguarlo innanzitutto al regolamento penitenziario del 2000 e quindi dotare tutto il carcere di adeguati spazi di socializzazione. È stato dotare ogni cella di docce per una maggiore igiene e comunque per una maggiore vivibilità generale, sempre molto gradita a tutti i detenuti. E poi soprattutto è stata questa operazione che oramai va avanti e che sicuramente proseguirà, di aprirla al territorio, a questo carcere. Peraltro è una casa di reclusione, quindi deve necessariamente aprirsi al territorio, e in questo le opportunità che abbiamo colto sono tante. Per tutte mi piace citare l'esempio concreto della cooperativa Il Germoglio, con la quale c'è una simbiosi pressoché perfetta, che ha portato all'assunzione di decine di detenuti, partendo da un progetto finanziato dalla Regione Campania di fattorie sociali e quindi produzione di vini della zona, fiano, greco, di tufo, falanghina e un altro di cui non ricordo il nome francamente adesso, con una linea chiamata Fresco di Galera. Accanto a questo, successivamente, l'idea di creare una tipografia prima a servizio dell'amministrazione penitenziaria e poi anche a servizio della comunità, con impiego ulteriore di qualche decina di detenuti. Detenuti che vengono formati attraverso corsi di formazione tenuti da enti riconosciuti dalla Regione Campania e che acquisiscono un lavoro che consentirà loro, una volta in libertà, di potersi spendere sul mercato del lavoro. Allora, la sentenza Torreggiani è un po' più articolata di quello che brutalmente si dice per televisione. Vera la faccenda dei 3 metri quadrati per detenuto, e però io parlerei anche di metri cubi. E quindi, premesso che in questo carcere vengono rispettati ampiamente questi standard, siamo oltre i 4 metri e mezzo con una struttura aperta per metà del tempo della giornata, con un numero elevato di attività risocializzanti, io direi che bisogna intervenire su entrambi i fronti, non trascurando nemmeno un aumento delle strutture carcerarie, che però siano di tipo leggero. Quasi tutte le strutture oggi esistenti, quelle moderne, si rifanno comunque a modelli degli anni 70-80, in piena emergenza terrorismo, con un proliferare di posti di servizio, di cancelli, di sbarramenti, di sistemi di sicurezza che, francamente, accanto ad una popolazione detenuta oggi composta per lo più da fasce marginali e a basso tasso di criminalità, comunque si rende necessario ripensare gli spazi della pena, l'architettura della pena, con modelli di carcere, secondo me, più leggeri, inseriti anche in contesti urbani. Le misure adottate in via d'urgenza da questo governo mi sembrano andare nella direzione giusta, devono essere però messe a regime, perché il tempo di 5 anni previsto per decreto legge mi sembrano assolutamente insufficienti a sistematizzare una situazione che oramai è divenuta di una cronicità assoluta. A fianco a questo ritengo opportuno che si investa anche sulle opportunità rieducative e trattamentali. È un modo un po' più sofisticato di fare sicurezza sociale. È facile tenere chiuse le persone per il tempo della carcerazione. Probabilmente usciranno più cattive di quelle che erano entrate. È un po' più difficile far passare loro l'idea che non è la strada del delitto la strada maestra da percorrere. E quindi noi diciamo che restituire alla società un individuo recuperato significa fare sicurezza sociale. È evidente che ci vogliono investimenti, bisogna
dotarsi di personale qualificato, bisogna dotarsi di santa pazienza, bisogna avere una grande fiducia nei detenuti e nei propri mezzi. Insomma, bisogna investire sull'uomo, bisogna investire sull'uomo, non sul reato. Ecco perché io direi di sistematizzare l'esperienza di un aumento maggiore delle misure alternative, ovviamente puntando in maniera decisa. I numeri europei dicono che l'Italia ha pochissime persone in misure alternative, negli altri paesi europei il rapporto è 1-1, si hanno circa, anche perché il tasso di carcerizzazione in Italia è pressoché uguale a quello di altri paesi simili, Francia, Gran Bretagna, Germania, Spagna, e quindi non è un problema di numeri assoluto, è un problema di misure alternative. Quei paesi conoscono una persona in espiazione di pena all'interno del carcere e una persona in espiazione di pena sul territorio. Ecco, puntare sull'affidamento in prova, puntare sulla messa alla prova, puntare sulla fiducia da concedere alle persone senza necessariamente passare per il carcere, significa sicuramente fare un passo in avanti nella civiltà di questo paese, che non dimentichiamoci, il paese di Beccaria.